Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di un film uscito in questi giorni al cinema, lo trovate ancora oggi e domani, si tratta di Voglio mangiare il tuo pancreas. Questo film è diretto da Ushijima ed è tratto dal romanzo di Yoru Sumino. Uscirà qui in Italia soltanto a fine mese, verso il 30 di gennaio se non sbaglio, ma è già disponibile il manga che a sua volta è tratto dal romanzo. Un paio di settimane fa ho letto il manga, ve l'ho già recensito sul blog, se siete curiosi lo trovate nelle schede qua sotto in descrizione. Oggi però voglio parlarvi del film. Nella prima parte parlerò esclusivamente del film per quanto riguarda la trama, l'animazione, eccetera, ovviamente senza fare alcuno spoiler, e poi nella seconda parte del video mi piacerebbe fare un confronto fra il manga e appunto l'anime. La prima volta che ho sentito parlare di questo film non ero convintissima di andarlo a vedere perché aveva un titolo molto strano, no? Voglio mangiare il tuo pancreas. Non sapevo che cosa aspettarmi. Una storia drammatica, splatter, horror, che cosa dovevo aspettarmi? In realtà, confrontandomi con altre persone, ho visto che il titolo effettivamente creava curiosità da una parte ma anche distacco dall'altra, ed è un peccato perché in realtà la storia è veramente valida e io personalmente l'ho trovata molto commovente. La spiegazione di questo titolo ci viene fornita nei primi secondi del film, quindi non è assolutamente spoiler, e si basa su una credenza popolare secondo cui mangiando gli organi interni di un'altra persona è possibile ereditare, diciamo, parte della sua essenza, della sua anima, e in alcuni casi anche guarire eventualmente da malattie. Voglio mangiare il tuo pancreas vede per protagonisti due ragazzi liceali che si incontrano in maniera abbastanza particolare. In realtà sono due compagni di classe, ma il protagonista di questa storia, di cui non ci viene svelato il nome, è un tipo molto riservato e introverso, preferisce di gran lunga immergersi nelle storie, un accanito lettore, sta sempre per conto suo, non è interessato agli altri, alle altre persone. Un giorno però incontra una sua compagna di classe, Sakura, mentre è in ospedale. Prima di incontrare Sakura, in realtà trova il suo diario, il diario della convivenza con la malattia, e da lì capisce che la sua compagna di classe ha una malattia che la porterà presto alla morte. Sakura ha infatti una malattia pancreatica e le resta circa un anno di vita. Ha deciso però di non condividere questa informazione con i suoi amici e con gli altri compagni di classe perché teme di essere esclusa da tutte le attività divertenti, dalla quotidianità, e quello di cui ha veramente bisogno, perché già in famiglia per ogni cosa che fa o dice i suoi genitori si commuovono, piangono, mentre lei ha bisogno di vivere quello che le rimane della sua vita come una qualsiasi ragazza del liceo. Dal momento che lui sa della sua condizione, può parlarne apertamente e condivide con lui anche una sorta di lista di cose da fare prima di morire. Inizia così una sorta di avventura fra i due che li porterà ad avvicinarsi. Sembra quasi impossibile perché sono veramente agli opposti. Lui è una persona molto introversa, come dicevo, che non è interessata agli altri, non ha mai avuto un amico, figuriamoci una ragazza, mentre lei è una ragazza molto solare, aperta, popolare. E infatti l'avvicinamento fra questi due ragazzi in classe, dagli amici di lei soprattutto, viene visto con molto sospetto. Probabilmente perché il compagno di classe viene anche considerato un po' cupo e forse ambiguo, non si fidano di lui proprio perché non parla mai apertamente dei suoi sentimenti, dei suoi pensieri. Lascia che le altre persone pensino quello che vogliono di lui, non è minimamente interessato ad avere alcun tipo di rapporto con loro. È una storia che ho trovato molto interessante per lo sviluppo dei personaggi, soprattutto del compagno di classe. Questo perché il rapportarsi con una persona totalmente differente lo porterà a vedere il mondo, ma soprattutto le relazioni umane, in maniera un tantino differente. È un personaggio che ho apprezzato veramente tanto, forse perché in parte mi sono anche rivista in lui. A me è piaciuto molto anche il personaggio di Sakura, che nonostante la malattia non la vediamo praticamente mai piangere o abbattersi, è sempre super vitale, come se
veramente non le fosse in realtà successo nulla. Un'altra cosa che ho apprezzato molto del film è che tratta una tematica molto delicata, ovvero quello della morte giovanile. E lo fa in maniera, secondo me, profonda, senza risultare pesante o eccessivamente triste. Infatti le ambientazioni, i paesaggi sono sempre molto colorati, vivaci. Soprattutto all'inizio ci sono queste scene bellissime con i ciliegi in fiore, a richiamare un po' anche quello che è il nome della protagonista, no? Sakura. L'ho trovata una scelta molto bella, questo bilanciamento secondo me esalta ancora di più il messaggio del film, ovvero il vivere ogni momento della propria vita in maniera piena. E questo non significa necessariamente fare cose straordinarie ogni giorno, ma appunto saper apprezzare la quotidianità. Ho apprezzato tantissimo anche le riflessioni che si fanno all'interno del film per quanto riguarda sia le relazioni umane, l'amicizia, eventualmente le relazioni amorose, ma anche il significato di vivere. L'ho trovata un'interpretazione molto interessante in cui mi ritrovo in parte, non mi dilungo perché viene sviluppato abbastanza avanti nel film, però l'ho trovata una riflessione, come dicevo, appunto interessante, per certi versi forse anche romantica. Lo sviluppo dei personaggi avviene in maniera graduale, ci sono degli eventi che li formano, che li mettono un po' sotto pressione, e alla fine vediamo un vero e proprio cambiamento in questi personaggi, e da spettatrice l'ho apprezzato tanto. Per quanto mi riguarda non ci sono stati grandi colpi di scena nella visione del film, perché avevo già letto il manga, quindi la storia è la medesima, però effettivamente per uno che si approccia per la prima volta a questo tipo di storia ci potrebbero essere dei colpi di scena abbastanza importanti, soprattutto verso la fine, un crescendo un po' di tensione. Le musiche devo dire che mi sono piaciute, forse me le sarei aspettate più presenti all'interno della storia. In realtà ci sono molti momenti silenziosi, proprio di vuoto, che secondo me ci stanno bene, soprattutto nei momenti appunto di quotidianità. Una cosa che invece non mi ha fatto impazzire per gusto personale è innanzitutto il disegno utilizzato, che ho apprezzato per quanto riguarda i volti, ma non nei corpi, che ho trovato un po' trascurati, soprattutto le mani. Può sembrare una piccolezza, ma io tendo a guardare molto le mani anche dei personaggi, le ho trovate veramente in alcuni casi poco curate, non nel senso che non fossero curate le mani, nel senso che erano o sproporzionate o molto simili a dei moncherini, e quindi mi ha un po' infastidita come cosa. Inoltre l'animazione non è fluidissima, e non è che mi abbia turbato, però mi aspettavo forse qualcosa di più dal punto di vista dell'animazione. Rimane comunque un film molto godibile e apprezzabile, soprattutto secondo me per quanto riguarda la storia. Ho apprezzato la scelta del regista nel voler fare enfasi sui volti dei personaggi, soprattutto l'espressione facciale, anche se per me poteva essere curata un tantino meglio. Però c'è proprio la volontà di far emergere un'emozione, di far passare un messaggio, e secondo me in questo si è riusciti pienamente. È una storia abbastanza toccante, io nonostante conoscessi la storia mi sono messa comunque a piangere, perché secondo me l'immagine, i suoni, le musiche al momento giusto ti fanno veramente pressione e ti fanno riflettere sulla vita. Secondo me ci si può rivedere in questo film nelle emozioni, nei rapporti fra i personaggi, quindi devo dire che mi è piaciuto e mi ha commossa. Per quanto riguarda invece il confronto con il manga, come vi dicevo, la storia è la medesima. Quello che cambia è il tratto di disegno. Ho apprezzato che nel film ci fosse un tratto un po' più maturo, perché il manga tendeva a rendere i personaggi molto più infantili, molto più piccoli della loro età, e quindi certi atteggiamenti, certe affermazioni a parer mio sembravano molto forzate, soprattutto sul personaggio di Sakura, personaggio che mi era piaciuto già nel manga ma che ho apprezzato di più nella versione animata, proprio perché mi è sembrata più credibile. Quello che a volte forse mi disturbava nel fumetto
fatto era l'eccessiva positività di questo personaggio, lo spingersi sempre al limite, sempre a voler provocare il compagno, a volerlo far uscire un po' dalla sua comfort zone in maniera quasi aggressiva, mentre nel film d'animazione ho trovato questa volontà più morbida. La storia nel film viene raccontata anche in maniera, diciamo, più completa. Ci sono alcuni momenti che non sono rappresentati, ad esempio, nel fumetto, quindi può risultare una narrazione un po' troppo veloce, lo sviluppo dei personaggi ne risente, avviene tutto in maniera un po' frettolosa, sono soltanto due volumi, quindi probabilmente c'era anche poco spazio per approfondire. Però il messaggio è il medesimo e secondo me arriva in equal modo in tutte e due le opere. Quindi nel complesso ho apprezzato di più la versione animata, eccetto per un dettaglio che magari può sembrare una piccolezza, ma io ci ho fatto particolarmente caso, ovvero la scelta di non voler mai citare all'interno comunque della storia il nome del compagno di classe. Prima di girare questo video mi sono letta qualche recensione, ho visto che tutti lo citavano. E non ho voluto fare questa cosa perché secondo me ha senso non citarlo per tutta la storia e scoprirlo alla fine. Secondo me è uno di quei punti chiave, una di quelle rivelazioni importanti all'interno della storia, a cui magari si dà più peso nel manga, perché nel manga ci si riferisce appunto a questo ragazzo chiamandolo il buon compagno di classe, il compagno di classe tenebroso, il mio sì, cordiale amico di classe, insomma, gli vengono dati degli appellativi senza mai utilizzare il nome, quindi si fa enfasi su questo dettaglio, mentre nell'anime non più di tanto, non si sente questa mancanza, diciamo. Così come forse non si coglie all'interno del film una parte che nel manga invece avevo apprezzato tantissimo, che fa parte però della conclusione, quindi non sto a spiegare. È però secondo me un punto cruciale all'interno della storia, perché rivela in un certo senso il rapporto fra i due personaggi principali, la loro visione, quello che pensano l'uno dell'altra. Ripeto, magari si tratta di una piccolezza, però avevo apprezzato particolarmente questo colpo di scena, questa rivelazione finale nel manga e mi aspettavo che nel film si desse più importanza, più enfasi a questo momento che appunto io ho considerato cruciale. Voglio mangiare il tuo pancreas, sarà al cinema dal 21 al 23 gennaio, quindi quando uscirà questo video sarà ancora in proiezione. Spero di avervi dato una panoramica generale di questo film che secondo me merita una visione, soprattutto per il messaggio molto importante che veicola e al di là del messaggio anche la storia secondo me è molto godibile. Fatemi ovviamente sapere qua sotto nei commenti se lo avete già visto, se avete letto il manga, se aspettate di leggere il romanzo, insomma quali sono le vostre impressioni su questa storia. Io spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!